Ci credete, ragazzi, che viola d'estivale? Mi sono già pensato due volte durante Uruguay. Madonna mia, che palle! Comunque, ho messo questo titolo molto provocatorio. No, in realtà, oggi Suarez ha fatto una grandissima partita. Bravo, Suarez, ha fatto anche gol. Fra l'altro, è vero che il portiere va a far falle, questo non lo si può negare. Però, è anche vero che lì fa un grandissimo movimento da centravanti. Ma che. Che Suarez sia forte, certamente non lo devo dire io e non lo scopro io. Fra l'altro, oggi entra anche nella storia. Quindi, complimenti. Poi, anche alla centesima, partecipa la centesima partita contro, sì, contro con l'Uruguay. Quindi, insomma, tanto di cappello. E poi la decide lui e porta l'Uruguay agli ottavi di finale. Per cui, questo risultato sarà senz'altro ottimo. Fra l'altro, se proprio dobbiamo essere coerenti e oggettivi, nel finale addirittura non si sa perché. Allora, vi spiego un attimo la dinamica della situazione per chi non avesse visto la partita, no? Cioè, nel finale Suarez sta difendendo. Io sto andando a favore di Suarez, quindi pensate bene di quello che sto facendo. Cioè, clamoro io che ci vado. Vabbè. Difende il pallone alla bandierina. E praticamente gli danno 3-4 sportellate. Gli danno 3-4 sportellate, tipo 3-4 bot di qua e di là. E l'arbitro fischia fallo a favore della partita contro Suarez. Ma come cazzo si fa? Cioè, ma che c'è nel cervello? I bruchi. Comunque, ragazzi, perché ha fatto questo titolo? Perché, a dir la verità, no, al di là del fatto che l'Uruguay abbia dei giocatori veramente formidabili, fantastici, tipo Cavani, tipo Suarez, tipo anche Vecino, che comunque è molto buono, ma vedi anche Jimenez, lo stesso magari, lo stesso Godin, quindi i giocatori ce li ha. Mamma mia, come giocano male! O magari sarà io che mi sono addormentato due volte. Però il fatto che io mentre guardi la partita mi sia addormentato due volte, secondo me è correlato, ragazzi. Cioè, mi sono annoiato da morire. Mi sono annoiato da morire, ragazzi. Mi sembrava di vedere giocare l'Italia, cioè l'Italia di Ventura. L'Italia di Ventura, per questo ho fatto questa somiglianza, anche se poi effettivamente c'entra veramente poco. Cioè, veramente, ragazzi, hanno giocato male, 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 male. 2-0 nati entrambi per caso, perché il primo è avvenuto al 90esimo contro appunto contro l'Egitto, secondo me in modo immeritato, ma comunque ci sta che ognuno abbia le proprie valutazioni. Oggi, vabbè, oggi è meritato, ci mancherebbe altro. Arabia Saudita non ha mai superato il centrocampo. Però anche oggi, ragazzi, poca roba. Veramente giocano male, male, male. Secondo me, qualora avessero beccato un girone un pochino più tosto, sarebbero usciti. Ora, non è detto che escono, anzi, secondo me potrebbero fare molto bene negli scontri uno contro uno. Attenzione all'Uruguay. Però, mamma mia, che palle. Mo, settimana prossima sono passato Uruguay e Russia, vediamo chi passa delle due. Sono contento per Tabarez. Sono contento per Tabarez nella situazione attuale in cui si trova. Sarei contento se vincesse un mondiale, diciamo. Girone praticamente finito. Che dire, l'Arabia Saudita, ragazzi, è scarsissima. A me dispiace per gli abitanti dell'Arabia Saudita. Più che altro, sapete cosa? I giocatori sono quelli, ragazzi, la qualità è quella, non è che gli posso chiedere chissà cosa. Più che altro mi dispiace che l'Arabia Saudita l'ho vista con poco mordente. Cioè, tu stai perdendo 1-0. Se perdi questa gara sei eliminato. Quindi tu devi fare per forza un punto. Ma vai avanti! A costo di prenderne 5, 6, 7, come hai fatto con la Russia che ne hai presi un botto anche non facendo niente, che però la Presidente non ha fatto niente. Ma buttati avanti! Ma che cosa fai tutto dietro a provare a giocare tramite calcio piazzato? Ma cioè, ma come fai? Ma che cosa fai? Io boh. Poi sarà che mi sono addormentato due volte, lo ripeto. Comunque, che vedevo di ragazzi? Cavani da godimento puro. Cavani da godimento. Oh, ragazzi, Cavani, guardo Cavani e godo. Se, giuro, se Cavani venisse a Roma, lo andrei a prendere a Fiumicino con la macchina mia e farei far giro per Roma. Lo porterei a mangiare al centro di Roma, tutto a mie spese, e poi lo porterei a Trigoria. Ragazzi, Cavani è un giocatore spaziale. Oggi addirittura è. Vabbè, ovviamente. Tanto questo è passato Barichello. No, oggi ragazzi a un certo punto, a parte che faceva tutto lui davanti, vabbè anche Suarez, però tanta corsa, tanta grinta, tanta forza di volontà, poi la qualità, insomma, non è la classe non è acqua e Cavani ce l'ha, ma poi a parte questo a un certo punto, bellissimo ragazzi, che viene servito sulla sinistra, guarda i difensori, tiene il pallone, difende la sfera, alza lo sguardo e dall'altra parte non so chi fosse, forse Sanchez, non ricordo, vabbè, mette questo pallone a girare perfettamente sulla capoccia del compagno, sono rimasto tipo così, mi sfregavo. Mi sfregavo le mani. Comunque, attenzione, io voglio fare un nome per il futuro dell'Uruguay. Laxalt. Secondo me Laxalt a partita in corso, ragazzi, può fare la differenza. Oggi l'abbiamo visto, ma era l'Arabia Saudita. Però comunque al di là di questo, sui contropiedi Laxalt a partita in corso può fare la differenza. Comunque, ragazzi, attenzione, questo è un commento qua sotto, cosa vi è parso della partita, se vi siete addormentati. Mamma mia, raga. Suarez è solo un Eder che ci ha creduto abbastanza. Beata a lui. Eder, credeci un po' di più, dai, che andiamo a vincere il Mondiale 2024. No, perché 2024 che nemmeno. Ma c'è il Mondiale 2024? No.
Cerco 2022, allora di sicuro vinciamo quello 2024. Oh, regà, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi piace, vi è piaciuto. Dislike se vi ha fatto cagare, mi raccomando. E niente, ci vediamo per poi sbagliare stasera. Forza Iran, così, a caso. Ragazzi, se stasera l'Iran batte la Spagna, crolla il mondo. Cioè, l'Iran agli ottavi di finale, la Spagna praticamente eliminata, crolla il mondo. Ciao, regà.